Ciao a tutti amici del Pianeta Verde, oggi siamo in compagnia di un caro amico, ospite Emiliano Moroni. Ciao Emiliano, come stai? Tutto bene? Ciao Fabrizio, grazie, sto bene. E tu come stai? Bene. Tutto bene, sono qui con Marco che è la regia e Ciao abbiamo Marco. avuto qualche problemino le altre volte, ma il bello di dire anche un po' quelle, che cosa succede dietro le quinte, ma oggi siamo riusciti a vederti bene perché sappiamo che tu sei un essere umano itinerante tra mille impegni, mille cose, fai tante cose, no? Infatti stavo leggendo un po', diciamo, quello che è il CV, il curriculum vitae tuo, leggevo consuler sistematico, life coach, esperto di programmazione e neurolinguistica, fisica quantistica applicata, consulente aziendale e docente universitario, facilitatore di vari processi utili a prendere coscienza, chiedo scusa. Ecco, tantissimi appellativi, no? Per dire cosa fa Emiliano nella sua vita, come aiuta le persone diciamo nella loro vita di tutti i giorni, dato che appunto hai no? Tante skill, immagino sei una persona estremamente preparata, poi ci siamo conosciuti nel personale. Oltre che essere preparata, sei una persona umana, che è la cosa che ci ha avvicinato quando ci siamo incontrati. A te la È parola. vero, grazie Fabrizio dell'introduzione. Sì, parto dall'ultima cosa che hai detto e per me è una grandissima gioia poter essere qua oggi e condividere qualche minuto, qualche spazio assieme, proprio perché quando le anime si trovano affini e nelle virtù e nelle qualità umane basiche, spesso si pompa. In tanti corsi anche del mio settore si pompa molto la straordinarietà, essere straordinari, fare qualcosa di grande, fare qualcosa di forte, emergere, competere, quindi nella matrice ordinaria, la competizione, quindi riuscire, avere successo. Ma poi spesso la vita scorre al contrario, nel senso che dal panettiere, due parole, la gentilezza, da Pianeta Verde, due parole, la disponibilità, il sorriso, cioè le cose semplici, le cose basiche, poi alla fine hanno efficacia nella loro, come tu poc'anzi hai detto, umanità e nella semplicità, ecco. Quindi nella loro ordinarietà, perché quindi il sistema barra tanti corsi spingono nella straordinarietà. Certo che noi animicamente siamo straordinari, unici e ripetibili, ma il nostro essere umano, attenzione, che non è il nostro ego, la nostra umanità che può andare verso il low profile, profilo basso, ma a volte ci facciamo prendere dal ruolo. Prima hai detto giustamente tanti appellativi. Chi è Emiliano? Emiliano è una persona che sta camminando con alti e bassi, come tutti, non è perfetto, ma è perfetto nelle sue imperfezioni perfette, quotidiane. Da più di 20 anni cerco di mantenere, provare a co comprendere come mantenere un asse, una connessione, una centratura, attraverso vari strumenti che ho imparato prima per trasformare la mia vita e poi per diventare tutti quegli appellativi, perché sono state le esperienze che hanno dato sia i corsi sia le esperienze, poi danno gli appellativi, perché dei corsi mi hanno dato esperienza, docenza universitaria, se no mi avessero assunto non avrei potuto dire docente universitario, ecco. Quindi ci sono dei ruoli dove è buona cosa socialmente condividerli, affermarli, dare valore a questi ruoli, ma senza l'attaccamento a questi ruoli, proprio perché tentativo della coerenza che vado condividendo, per coerenza intendo ciò che penso, ciò che osservo, ciò che dico e ciò che sento, ciò che faccio, teoricamente, potrebbe, non dico dovrebbe, ma dico potrebbe avere un balance, un equilibrio, non sempre ci si riesce, ma quando ci si prende la responsabilità di esporsi, come
come me, come tanti altri, quindi di non so delle cose, ma al di là del sapere, sento delle cose, l'anima spinge per non tenerle nel cassetto, è un piacere, sento una buona vibra, come si dice, nel condividerle, perché so che magari a qualcun altro potrebbe fare piacere ciò che dico, come lo dico, perché l'intento della mia anima è animificarci, animizzare, animare. Vengo dal mondo dell'animazione, non ho mai smesso di farlo, fondamentalmente, perché se la mia anima è felice e attiva e con un video, con un'intervista, con un corso, con una consulenza, con qualsiasi modello di linguaggio, perché in un'azienda parlo in un modo, in un centro olistico in un altro, dipende dove vado, cerco di modulare, ma l'intento è sempre quello di toccare il cuore, toccare l'anima, anima con anima, cuore con cuore. Poi quello alla fine ci puoi arrivare, tu prima hai fatto un elenco di tecniche, barra strategie, di PNL, che amo tantissimo, di fisica quantistica applicata, non sono uno scienziato, sono più filosofeggio, diciamo, nel mio linguaggio per cercare di modellare le parole a seconda dei concetti e per cercare di bypassare la mente e cercare di portare a galla ciò che è possibile nel momento presente. Quindi uso tante cose, soprattutto per me stesso, innanzitutto, per cercare di surfare nel momento presente, in questo periodo storico dove sappiamo, non dico tutti perché per la PNL dire tutti non è vero, perché è una generalizzazione per molte persone. Ecco, vedi, quando facciamo così è che sappiamo fermarci e stopparci nel momento, perché è come se una parte di noi, la nostra coscienza è lì accesa, come in questo momento è accesa la telecamera esterna della nostra coscienza è accesa, e ha detto no, generalizzazione no. Quindi è una delle poche cose che ho imparato nella mia vita, perché non ne conosco tantissime, tecnologia, cucito, non ne conosco un'infinità, non voglio fare l'elenco perché sono infinite, ma due o tre, diciamo che quando uno riconosce senza montarsi la testa, ma smontandosela per poi rimontarsela nel giusto modo, quindi non montarsi la testa nel so fare questo, che è bello come un bambino o un adolescente, ma so che ho una buona capacità comunicativa. Sì, è un mio talento e gli do il giusto e umile valore, modesto valore, ma so che è così. Perché? Perché la mia anima me lo dice, perché so ascoltare la coscienza che mi parla, perché gli altri me lo confermano da 20 anni, eccetera. Prima magari era più una necessità di autostima, 20 anni fa magari, quindi un feedback da parte del corsista, del discente, del pubblico quando facevo spettacolo o di un team building. Oggi è sapere che lo strumento della voce, lo strumento del lessico, lo strumento del torna a casa lessico, lo strumento della semantica, lo strumento della retorica, lo strumento tutti gli strumenti poi che sono un mix tra PNL e le tecniche antiche dei filosofi, Aristotele, Platone, Socrate. La maieutica, la fantastica maieutica, ecco, io vivo di quelle cose lì. Ecco, un po' le ho scoperte, ho scoperto che fanno parte di me, se quelle cose ci canti, no, ma come sei bravo a cantare? Io non sono bravo a cantare, ma so che tu invece è un tuo talento. Magari chi studia anni non è bravo come chi non ha mai studiato perché è proprio il suo talento, ecco. Un mio talento è la comunicazione, è una comunicazione profonda e divertente nello stesso istante. Cerco di arrivare con profondità e lasciare sempre un sorriso, il mio messaggio è leggero, ecco, la leggerezza, strategie di leggerezza in questo tempo confuso e stressogeno, ecco. E da quello che mi stai dicendo, a parte il fatto che appunto dicevi che non ti piace tanto ancorarti, no, agli appellativi,
anche se sono dei bei diplomi magari appesi, che fanno parte del corollario della vita di tutte le persone, no? Per il proprio percorso, ma in un senso più ampio, animico, ti spogli di questi ruoli a livello tuo personale, ci spieghi, per dire che alla fine è l'umanità che fa la differenza, quindi una persona anche che è autodidatta, però giustamente le persone magari come vado dallo psicologo, no? Vado dal coach, dal personal trainer, ho bisogno magari di un ruolo. Quello che magari sicuramente ha in più Emiliano, poi ovviamente lo si vede già, lo si deduce, è proprio questa semplicità comunicativa e questa capacità di mettere in connessione. Quindi diciamo che ti avvali di diverse tecniche praticamente e in base alla tua esperienza riesci ad andare in profondità con la persona che magari chiede un tuo aiuto, si avvicina a te. Poi tra l'altro con Emiliano nel tempo avremo modo di fare altre sicuramente dirette, anche magari dei corsi o dei percorsi, perché il Pianeta Verde da quest'anno ha deciso non solo di mostrarsi sul tubo come fanno tutti, perché noi da 10 anni facciamo conferenze, ci siamo occupati più dietro le quinte con i chiamiamoli personaggi, con queste persone autorevoli che portano la loro conoscenza. Quest'anno abbiamo deciso di intraprendere questo percorso con voi dopo il discorso della pantomima, pandemia, chiamiamola come vogliamo, insomma, di arrivare un po' a tutti perché insomma, non è stato solo qualcosa di negativo, ma anche molto positivo. Quindi, detto ciò, allora io Fabrizio ho una problematica, incontro Emiliano Moroni, no? Ho una problematica che ne so, amorosa, qualcuno mi ha lasciato da poco, la mia fidanzata, o magari sto incominciando ad avere una rivoluzione anche spirituale, quindi ecco, incontro te, no? Perché il caso non esiste. Quindi, cosa farebbe Emiliano con un Fabrizio un po' triste, magari che attraversa un periodo no, e ha bisogno magari di essere illuminato nel suo cammino? Ci puoi fare un esempio, non so, questo Sì. per dare appunto un'idea, no? Alle persone che magari gli interessa un po' il tuo pensiero, sono affini e niente. Allora, la risposta, volevo darti la risposta, ma prima, se mi permetti, volevo, mi hai detto prima due cose che volevo nella tua condivisione. Hai colto una cosa molto importante, hai colto due cose molto importanti che se vuoi riprendiamo poi anche dopo. La prima è ho scritto alcuni ebook nel 2012. Uno di questi parlava semplicemente della connessione tra l'incontro tra un napoletano che vende al mercato prodotti e un guru che va a fare la spesa e si incontrano. Quindi per tornare al tema umanità, ma vado anche nella risposta alla domanda, per me è basilare, cioè è più spirituale il napoletano verace che non ha mai fatto nessun corso e percorso, ma è genuino, veramente, è semplice, veramente, o un guru che passa, che si erge nel suo ruolo, nelle sue tecniche, nelle sue cose. Ecco, questo esempio che è nel libro Per l'ascensione prendo l'ascensore, spot Tu stai pubblicitario. scrivendo un libro, giusto, in questo Sto momento? scrivendo il sesto, sto scrivendo il Cavolo, sesto. il sesto, quindi Emiliano ha già scritto 5 libri. Adesso poi ci dai i link, così riusciamo ovviamente poi a indirizzare le persone che sono interessate Certo, a comprare marketing coscienziale. il libro. Marketing potenziale, però qui almeno è qualcosa di ben speso per la propria evoluzione, Certo, no? certo. Quindi vado alla risposta. Se io incontro una persona che mi chiede una mano, allora innanzitutto mi devo domandare se è buona cosa aiutarlo. Non tutte le persone sono aiutabili dal mio punto di vista. Ci sono persone che chiedono, come posso essere anch'io, ma dietro quella richiesta non c'è una volontà veramente di andare al nocciolo, ma è solo una richiesta mentale. Potrei rispondere in vari modi, ma ne dico alcuni.
Certo che gli animici, come pensiamo di essere io e te, Marco, e molti altri, amiamo aiutare, condividere, creare, contemplare e quant'altro. Quindi nell'aiutare, quindi nell'essere generosi, se una persona ha un bisogno interiore, emozionale, mentale, eccetera, nel mio lavoro cerco di aiutare, certo. Quindi uno, non tutti sono aiutabili. Due, dipende quanto spazio interiore per ricevere le risposte a questa persona. Quindi l'idea è sempre quella di farsi la domanda dentro se stessi: se dirò questa cosa, questa persona che mi sta chiedendo una mano sarà più forte, sarà più debole, la sto aiutando veramente? Anche perché sono dell'idea che non si può in realtà aiutare veramente nessuno o terapizzare nessuno. Calcola che io ho terapizzato tantissimo e mi consideravo un terapeuta. Non mi considero più un terapeuta, anche se continuo a tenere corsi e conferenze. Ho smesso un po' di fare le individuali, quello sì. Nel livello personalità noi possiamo dare a specchio, in questo momento a specchio Fabrizio o chi ascolta barra ascolterà avrà un feedback sensoriale, percettivo, Emiliano è così, lo sento cos'ha, o sento Fabrizio così o cos'ha, o Marco, eccetera. Ognuno ha le sue percezioni, ma attraverso la famosissima legge degli specchi, che dal mio umile punto di vista è solo per la personalità, questo non viene detto, ma lo dico perché è il mio sentire e quello che vivo nei corsi e che spiego, è che a specchio la persona che chiede aiuto può vedere qualcosa nell'aiutante, nel guaritore, nel coach, eccetera. Può avere il riflesso del padre, del miglior amico, del maschile, del femminile, a seconda se il terapeuta è maschio o femmina, eccetera, eccetera. Quindi, votati tutti gli specchi, cioè io sono io, non sono tuo padre, non sono tua madre, non sono tuo figlio, non sono il tuo ex fidanzato, tolti tutte le proiezioni possibili, ciò che rimane è una connessione, parola che tu prima hai usato, che amo profondamente, è una connessione tra esseri umani. Se posso dire qualcosa che sta facendo nel momento presente bene a me dire, e magari qualcosa che io sto dicendo a me stesso fa bene anche a te, bene, perché io non posso modificare, come il nostro amatissimo, io sono un PNLista che ha studiato PNL all'americana e poi ho riscoperto da solo la PNL del cuore per poi ritrovare la PNL coscienziale grazie al nostro mitico prof Malanga. Io infatti mi reputo. Non mi reputo cristiano, non mi reputo buddista, non mi reputo taoista, non mi reputo induista, sai perché gli induisti iniziarono che erano indù, quindi si chiamano indù, iniziarono indù e poi a cascata molti altri. Detto questo, io sono un malanghiano, io piacere sono malanghiano, poi non tutti lo possono capire come, ma ovviamente è una battuta perché il prof gli si arrizzano i capelli, io gliel'ho detta due o tre volte questa cosa, ma al di là di quello, la PNL coscienziale a me è molto chiara, ecco, è molto chiara perché si può aiutare solamente se la persona prende qualcosa da te e lo fa lei, è sua la responsabilità, cioè non posso interferire né con la legge degli specchi, che è nel livello di personalità, né con un'intervenienza, ecco, ho smesso di essere interveniente, ho facilitato il metodo delle costellazioni familiari che ho smesso di facilitare per n motivi, ho facilitato tanti metodi, corsi, percorsi, continuo a farlo, li ho rimodellati in maniera più coscienziale, snella, pulita, deresponsabilizzante, nel senso di dare la responsabilità alle persone di crescere, perché certo, io condivido tanti esercizi, tante tecniche, tante possibilità di trasformazione o di deformazione o di riformazione, oltre la formazione, oltre la forma che abbiamo momentaneamente, ma poi è il quotidiano, è la vita stessa che è la cura, che è la grande intelligenza naturale, oltre la grande deficienza
artificiale, io la chiamo così, passami il termine. Quindi sono le persone che anche attraverso una conferenza uno può veramente fare 1.000 click. Dipende come mi sintonizzo con chi sta parlando, se posso prendere un pezzettino, lo inserisco e mi rimodello secondo quel pezzo di mappa di quella persona che mi fa bene inserire. Ma può essere anche leggere un articolo di giornale, cosa inserisco, cosa non inserisco. Lo facciamo quotidianamente, quindi il terapeuta o a chi stiamo chiedendo una mano è chiunque, potrebbe dartela giardiniere. Sei andato da 8 terapeuti, nessuno ti ha risolto il problema perché tu solo puoi risolverti le problematiche e poi il giardiniere ti dice una frase che bam, te la butta lì e hai un risveglio di coscienza col giardiniere. Un bio green risveglio di coscienza. Ottimo, volevo fare due esempi, infatti mi ha fatto venire in mente un po' quella parabola su quello che vede la lumachina che attraversa la strada, no? Cerca di spostarla, la sposta e poi se la mangia l'altro animaletto, no? Quindi magari se si faceva gli affari suoi, quindi anche quella sensibilità che noi a volte vogliamo aiutare, 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 soprattutto chi magari è nel mondo, diciamo, che conosciamo noi, olistico, no? Si prende la foga, no? Perché comunque tu magari sei stato bene, magari sei in un percorso e quindi magari porti l'amico, la persona, giustamente perché ce l'hai a cuore e a volte magari non hai quella sensibilità di capire che non è il momento giusto, non è la strada giusta, la via giusta, quindi magari tu hai acquisito questa sensibilità sicuramente nel tempo, no? Quindi, e poi un'altra cosa che io ho notato, che è una cosa che mi sono sempre tanto posto io anche nel mettermi in mostra oggi a parlare, per esempio, non è che sono avvezzo a YouTube o comunque a volermi mostrare a tutti i costi, che per fare determinate cose ci vuole anche una certa coerenza, cioè se io devo aiutare anche una persona perché io quella cosa l'ho superata, io quella cosa l'ho vissuta perlomeno, no? Perché vedo molte volte dei preparatori, persone anche autorevoli. Ovviamente non facciamo nomi, che sono umane e quindi ovviamente hanno delle problematiche anche familiari, amorose, come tutte le persone che continuano però a dare delle skill o cercare di aiutare quando sono in un momento della loro vita che secondo me non sono in coerenza. Quindi che informazione do io all'altra persona che è di fronte a me se io non sono in un momento di incoerenza? Non parliamo di giusto e sbagliato quando facciamo, diciamo, le pezza nessuno di cosa è giusto e cosa è sbagliato, ognuno lo sa in propria coscienza. Quindi era. Perdonami l'intervento a gamba tesa ma dolce su questo, che volevo dire una cosa, grazie Fabri. Ogni persona, secondo me, ha la necessità di ascoltarsi. Se Corrado, io, tanti altri, più o meno noti, abbiamo questo talento. Ma stiamo vivendo magari un momento di down, di difficoltà in qualche campo della nostra vita, è buona cosa ascoltarsi e valutare o fare quello che devi fare, conferenza, corso, percorso, ma dirlo trasparentemente, cioè essere nella coerenza, cioè lo faccio perché comunque posso dire la mia, ma essere nella trasparenza, andare oltre l'apparenza, oltre la maschera, di non mostrare il Big Jim, il supereroe, ma che va tutto bene, tutto a posto, tutto perfetto, tutto ok, ma di dire ragazzi, sono un po' fragile in questo momento, prendetemi così. Come dirlo a un amico? Poi magari la cosa invece è talmente, la fragilità è talmente tanta che preferisco non apparire, non fare il corso, eccetera. Quindi sono d'accordo con quello che stavi dicendo. Certo, perché, ripeto, capita a tutti, poi per l'amor di Dio, poi ci sono i supereroi e quella è un'altra cosa, però intanto salutiamo Corrado, visto che l'abbiamo nominato tante volte, Ciao, prof. ciao prof, per chi non lo sapesse, con Corrado ormai ci conosciamo da una decina d'anni, siamo stati felici di averlo incontrato ormai nel 2013-2014 con Spazio Interiore.
e da lì ogni anno, ogni 2 anni ci incontriamo, dove poi tu sei stato, ci siamo anche conosciuti. Corrado è una persona incredibile, al di là che uno può essere d'accordo con la sua evoluzione o meno, no? Perché magari ci sono periodi della propria vita in cui magari non si è d'accordo anche qui con una persona autorevole, ma è indiscutibile che a livello personale è veramente qualcosa cioè veramente, io non gli sto dietro a Corrado, ne ho 46, lui ne ha 70, è veramente un magma di energia, quindi tanta, tanta, tanta roba. Ma infatti l'ho detto pubblicamente quando ero lì con voi a Corrado, l'ho detto, lo dico in ogni conferenza, io sono sponsor di Corrado, ma sponsor non delle scoperte delle piramidi, il più famoso secondo me al mondo nell'abduction, nell'ipnosi regressiva, non solo il più famoso, ma quello che l'ha fatto secondo me con più dettagli, potremmo andare avanti tanto, i video, anti-CT, eccetera, scoperte di ogni genere, consapevolezza di ogni genere, e non solo, tutta la sua seconda vita post-ipnologo e post-professore. Universitario, ma filosofo coscienziale, dove io sono un adepto della grande setta malanghiana, sono il primo iscritto, primo iscritto. Ma è l'umanità e l'umiltà e la dolcezza. A me, io penso a Malanga oggi, mi viene da piangere, mi viene da piangere, ma sai quante persone non mi capiscono? Tante, io lo dico alle conferenze, dicono: vedo delle facce, Malanga. Oh, ragazzi, io la penso così. Fate esperienza, ma non è, la mia verità non è la verità assoluta. Ognuno ha la propria, e per me, Corrado è veramente ha incarnato molta più coscienza. Quando, se mai fosse esistito, ma alcuni passaggi del Vangelo per me sono fondamentali, come linguaggio coscienziale, rinnegare se stessi, o crocifiggere se stessi, nel senso metaforico di ego, di mettersi da parte, di spostarsi per far entrare attraverso la connessione il tema che Marco aveva scelto, che amo profondamente, e il farsi da parte. Annuisce, qui dalla regia annuisce Marco. Annuisce, annuisce. Annuisce, annuisce. Quindi il farci da parte, secondo me Corrado si è fatto da parte in maniera potente, e quindi non è più lui, cioè è molto più lui di quanto lo era prima, cioè è molto più lui anima, è molto più lui coscienza, è molto più lui dolcezza e tenerezza, al di là della mente olografica e geniale che lo contraddistingue nel suo talento scientifico. Coscienziale, ecco. Ah, sicuramente non fa la biora come Galileo, Corrado, eh. Cioè, quando pensa una cosa, Corrado è così. È anche marziale, è un no secco, è un parolaccia anche, una simpatica parolaccia. Infatti, e poi chiudiamo per, diciamo, questo omaggio a Corrado, nel dire che all'epoca, quando c'è stato quella robina lì, no? 2 anni fa, 3 anni fa, che viaggiava nell'aria da persona a persona, siamo stati i primi a fare la domanda cosa ne pensava, perché diciamo, poi altre persone hanno cominciato a intervistarlo per quanto riguarda un po' tutto, ormai può parlare anche di una ricetta di cucina, Corrado, per È dire. vero, è vero. Effettivamente, quando una persona è autorevole, adesso fa ridere la battuta, ma quando una persona è autorevole vuoi sapere il suo pensiero, no? È Perché vero, vero, magari devo certo, è vero. chiedere a un cretino. Io, magari quella persona autorevole, voglio sentirmi cretino, come diceva Battiato, nel chiedere a una persona autorevole. Poi si cambia, no? E la persona autorevole può diventare cretina e viceversa, lì è indifferente. I ruoli, ritorniamo al discorso dei giochi di ruoli. Mi piace questa cosa perché, come ti dicevo, hai questo elemento un po' pescino. Tu sai, parlavamo di astrologia anche con Daniela. Che in qualche modo tu cambi forma, ecco, questa è la tua intelligenza.
Ho fatto spettacoli da trasformista e quindi questa cosa poi l'ho portata nella trasformazione di me stesso nel percorso interiore e nella modulazione del come essere, cioè non posso, es cioè posso essere sempre me stesso, ma con Fabrizio so che devo essere nel modo di con il quale ho rapporto con Fabrizio, è un modo unico. Ecco. Certo. Allora, qui vedo che abbiamo 6 minuti, Emiliano. Quindi, in questi 6 minuti, per salutare un po' gli amici, Ci 5 minuti e 55 già. 5 minuti e 55. Cosa vuoi dire agli amici che per la prima volta ti vedono con noi? Sicuramente ti avranno già visto, ti conoscono e ti sei affacciato un po', diciamo, in questa porzione di realtà. Alle persone che oggi ti vedono, cosa ti senti di dire? Mi sento di dire a me stesso, cioè a ogni persona nella nostra unità coscienziale, quando cantiamo qualcosa e quando diciamo qualcosa, quando scriviamo qualcosa, il prossimo libro, inizio dicendo: questo libro lo stai scrivendo tu assieme a me, come coscienza. Quindi mi sento di dire, nonostante le batoste, nonostante le pandemie, le pande tue e le pande di tutti, nonostante le guerre, nonostante i saliscendi emozionali, nonostante le frequenze autoindotte o indotte esternamente, nonostante come ci svegliamo al mattino, con che piede, nonostante il morale che a volte è un po' più su e a volte un po' più giù, un po' più giù, nonostante eccetera, 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 cerco di ricordare, ridare attenzione al cuore, ridare attenzione, energia, consapevolezza al mio cuore. Quindi non è solo una questione di ricordare il passato, nella timeline, sappiamo che la coscienza è totalmente fuori, dal tempo che non esiste, e quindi il ricordare proprio essere consapevoli, avere una connessione al di là di qualsiasi botta riceviamo, anche perché ce la stiamo dando noi stessi nel livello specchio per comprendere perché sta accadendo qualcosa nel mio quotidiano familiare o perché sta accadendo qualcosa nel globale e nel collettivo. Quindi ogni cosa ha un suo perché, ogni cosa non capita mai a caso. Cercare sempre di comprendere perché la coscienza permette questi drammi globali o questi drammi familiari momentanei, qual è il messaggio per me, qual è la lezione, cosa posso imparare. Siamo qua in una grandissima scuola, chi ha scelto, chi non ha scelto consapevolmente, ma siamo qua in questo istante, assieme, assi. E me, l'assieme prevede una parola che è l'assi, gli assi, siamo tutti assi che convergono in una iperconnessione, in un'interazione, in una correlazione, sì e me. Quindi tutti assieme siamo la coscienza, non tutti ce lo ricordiamo, proviamo a potare il potabile ogni giorno, lasciare da parte ciò che non serve. E lo sappiamo ciò che non serve, quelle frasi in più e quei pensieri in più e quelle parole in più, cercare di essere più asciutti possibili, più sintetici possibili con noi stessi innanzitutto, perché la comunicazione, la connessione con la fonte oltre questa matrice illusoria olografica è la cosa più importante. Concludo dicendo che proprio trovare dei momenti al di là delle onde anche artificiali che vengono che densificano questa matrice, cercare di ricordarci che siamo la coscienza, che siamo sempre stati la coscienza, al di là delle nostre personalità, che saremo sempre coscienza, che siamo eterni, che siamo venuti qua a fare dei giochi. Cerchiamo di ricordarci la leggerezza, quindi siamo qua a giocare in questo sistema.
non prendiamoci troppo sul serio. Quando vediamo che da fuori o da dentro ci stiamo buttando giù, ricordiamoci la connessione, ricordiamoci che siamo la fonte, non la connessione con la fonte. Certo, ricordiamoci la connessione con la fonte, ma noi siamo la fonte che momentaneamente sta facendo un'esperienza attraverso anime che si stanno reintegrando e che si stanno ricongiungendo. Un caloroso abbraccio a tutti e buona riconnessione e ricongiunzione con ciò che siamo, cioè coscienza. Grazie mille Emiliano. Sei riuscito a chiudere a 1 minuto e mezzo dalla fine, vogliamo dire solo questo, che Marco infatti ci teneva a, e poi l'hai ripreso tu il discorso della connessione, ciò che divide le persone e appunto il discorso che tu aiuti a riconnetterle, però queste domande te le facciamo la prossima volta. Intanto per oggi ti ringraziamo, grazie a tutti di essere stati col Pianeta Verde in compagnia con noi. Se vi piace quello che facciamo, attivate la campanella, iscrivetevi al canale e andate sulla nostra pagina Facebook del Pianeta Verde. Intanto ringraziamo ancora Emiliano. Emiliano, poi ci dai link per i tuoi libri, dove trovarti, e prossima volta fate delle domande, che così gli regiriamo Emiliano e gli complichiamo un po' la vita. Ma lui si diverte perché è un po' un comunicatore trasformista, e questo è un po' il suo mestiere, cioè vivere in questa maniera. Grazie mille di cuore, Emiliano. A presto. Grazie di cuore a te Fabrizio e Marco a tutti. Grazie. Grazie Emiliano. Ciao ciao. Un abbraccio. Ciao.